Ed ora è il momento del premio speciale alla carriera a Sergio Zavoli. Sergio Zavoli, che Indro Montanelli ha definito il principe del giornalismo televisivo. Con inchieste, libri, articoli, ha attraversato oltre mezzo secolo di storia, di costume, di cronaca e non solo del nostro paese. È un romagnolo doc, nato a Ravenna e cresciuto a Rimini. Fra le mille cose ci ha raccontato negli anni della sua professione. Vogliamo citarne una in particolare, la grande inchiesta sul terrorismo italiano degli anni 70 e 80, La notte della Repubblica, 50 ore di televisione citate in vari paesi del mondo. Ha vinto 2 Prix Italia e molti altri premi, ha scritto libri e corsi di storia, ha ricevuto diverse lauree ad onore, ma tuttora collabora con vari quotidiani. Da 3 legislature è senatore della Repubblica. Ed ora la motivazione del premio. Sergio Zavoli rappresenta meglio di ogni altro la storia della radio e della televisione italiana. Il suo documentario radiofonico Clausura viene ricordato come un memorabile affresco della vita monastica, così come il processo alla tappa arricchì il ciclismo di una dimensione umana fino a quel momento sconosciuta. Le sue grandi inchieste televisive sul fascismo, la Repubblica, il terrorismo sono pagine altissime del giornalismo televisivo, come i reportage per TV7 che visse con lui la sua stagione migliore. Presidente della RAI e della Commissione parlamentare di vigilanza, è stato sempre apprezzato per il suo equilibrio, ma il premio Guidarello che gli viene consegnato oggi è un omaggio ad una irripetibile carriera giornalistica. Quindi a questo punto non mi resta che invitare sul palco il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Lanfranco Gualtieri, per la consegna del premio. È il nostro modo anche per festeggiare, Bruno, i 60 anni della RAI. I 60 anni della televisione e i 90 anni della radio. Grazie, grazie. Ecco Sergio. Accomodati, prego. Questo per me è il momento più complicato. Io mi considero, credo abusivamente, allievo di Sergio Zavoli. Io dico sempre, ho avuto 2 maestri. Emilio Rossi, che è stato il primo direttore del telegiornale subito dopo la riforma, quindi nel 75-76, e che poi fu castigato alle Brigate Rosse, che intelligentemente capirono quale ruolo straordinario aveva Emilio Rossi nell'informazione italiana, e Sergio Zavoli, con una differenza, che io non ho mai potuto lavorare con Sergio Zavoli perché mi fu impedito dal suo omologo del telegiornale, il vice direttore o condirettore poi, che era Biagio Agnes. Guai se tu fai quella rampa di scale, mi disse, perché lui stava al terzo piano e noi al quarto. Per cui io però guardavo e ho imparato. E quindi sono come le scuole serali, voglio dire, mi considero lo stesso un tuo allievo, e di questo ti sarò sempre grato, perché tu veramente mi hai insegnato come si fa questo mestiere in televisione. Detto questo, che era soltanto un tributo personale, il premio che viene dato stasera è per una carriera reale. Uno dice irripetibile, no, è irripetibile, perché non è... Temo di sì. Sì, perché non è immaginabile che si sia... Ma sì, perché lui... Mentre pochi secondi, quando stavamo insieme là dietro in attesa che Margherita aprisse la serata, e gli ho ricordato Clausura, questo straordinario documentario radiofonico. Quindi Sergio ha cominciato alla radio, ma ha cominciato già a dimensioni per le quali, insomma, ricevette per Clausura il premio Italia. Ecco, per te la radio che cosa ha significato? Posso riferirmi al tuo esordio? Sì. Dunque, mi sembra molto difficile immaginare uno di noi che fa da maestro a Bruno Vespa, perché Bruno Vespa è nato per fare questo mestiere. E nel volgo si dice è nato imparato. Non aveva granché da imparare, francamente. È la persona che... Non lo faccio per renderti quello che tu mi hai dato,
ma mi pare che, ecco, rientri anche questo nell'equilibrio di questa bella serata. La tua capacità di prendere in mano una notizia che diventa di colpo clamorosa ed esige quindi che il servizio pubblico se ne impadronisca e la gestisca nei tempi più brevi possibili, non può che affidarlo a te questo evento, perché tu hai una facoltà specialissima, questa sì, irripetibile, che è quella di sapere montare un grande programma che arriva fino alle 3 ore di notte in una giornata o qualcosa del genere. La tua duttilità, la tua capacità percettiva di capire dove mettere le mani, la tua, come posso dire, pretesa legittima di avere attorno a te persone che siano il frutto di una tua scelta, non del caso. Quindi la capacità anche di organizzarti la qualità complessiva dello strumento che realizza i tuoi programmi, tutto questo fanno di te un autore unico. Io credo veramente, ma non credo di esagerare, in Europa. Io l'ho girata l'Europa, ho conosciuto quasi tutte le televisioni europee. Un tipo come te non c'è. E la RAI fa bene mantenerselo. Per cui, quando io ho dovuto lasciare il mio più modesto, più pacato, meno spettacolare, forse un tantino più laico, ma nel senso culturale del termine, non religioso evidentemente, il mio guidarello di allora, quando seppi che tu saresti stato il mio successore, io capii che sarebbe cominciato un nuovo corso del guidarello, e stasera ne ho avuto la misura. È cambiato l'impianto, diciamo così, linguistico, la struttura linguistica che viene usata nell'allestire questo che non a caso voi all'inizio della serata avete chiamato uno spettacolo. Beh, corrisponde perfettamente anche alle tue esigenze di tenere il pubblico continuamente in uno stato di attesa soddisfatta. E questo è il segreto del giornalista. Balzac diceva: se per un caso non fosse mai esistito il giornalismo, bisognerebbe mettersi tutti d'accordo per non farlo nascere. Qualche altro ha detto: voi converrete che io mi sono mantenuto con il mio lavoro di giornalista, ma probabilmente non sapete che io ho fatto del mio meglio anche per evitare i tranelli che avrebbero potuto arricchirmi. Voglio dire, c'è tutta una sorta di diffamazione, più o meno spiritosa, più o meno euforica, più o meno allusiva, sul nostro mestiere. Il nostro mestiere, se tu mi permetti, è qualcosa di assolutamente singolare, perché non obbedisce intanto a nessuna estetica. Tutte le varie forme di creazione, prendiamo non so, la poesia, il romanzo, prendiamo la pittura, prendiamo la scultura, prendiamo tutto ciò che è materia dell'arte, tende a perfezionare il proprio stile, a creare una suggestione sempre più ricca e sempre più corrispondente all'idea dell'arte, eccetera. E altrettanto si può dire di tutto ciò che produce oggi la tecnologia. Non c'è oggetto che non aspiri a diventare in qualche modo esemplare, e ci riesce quasi sempre. C'è un'estetica che riguarda anche le piccole, misere, quotidiane cose d'ogni giorno. Ecco, l'unica dimensione, secondo me, della creatività che non può permettersi questo lusso è il nostro mestiere. Perché il nostro mestiere non è quello di essere edificanti, di essere belli, seducenti, esemplari sotto vari aspetti. È quello ben più complicato, difficile, quasi sempre irrealizzabile, di dire sempre la verità. E qui non c'è estetica che tenga. C'è un'altra parola che ne somiglia, che è l'etica, ma qui si andrebbe molto troppo lontano. Ecco. Per cui, ecco, essere stasera qui mi conforta l'idea che questo premio rappresenta qualcosa che contraddice l'idea che gli italiani non sanno far crescere
nella loro creatività le occasioni per migliorare, per andare avanti, per fare il proprio capolavoro. Se ciascuno di noi avesse la possibilità di esprimere per intero le proprie facoltà, tutta la società sarebbe migliore. Ma c'è una sorta di contentatura nell'italiano, che quando si è garantito il posto famoso, noi siamo l'ultimo paese al mondo che parla del posto, gli americani mediamente attraversano 4 mestieri in una vita, noi come abbiamo il posto ci abbarbichiamo a quello, e guai a chi ce lo tocca, insomma. Ecco, voglio dire che se noi avessimo la tentazione di credere un po' di più in ciò che, potendosi fare, siamo nella necessità e nel dovere di farlo, beh, io credo che noi supereremmo meglio anche questa crisi. C'è una parola detta da Napolitano con una ostinatezza che è tipica anche del suo carattere. La parola è coesione. Stasera ci sono stati momenti di coesione molto forti. Non parlo dell'inno nazionale, che era stata veramente una bellissima, persino dolce sorpresa. Perché non l'abbiamo subita come qualcosa che cade dall'alto. L'abbiamo sentita come qualcosa che ci sarebbe servita per sentirci tutt'uno qui. E questo è accaduto. Così come sono accadute tante altre cose che io ho vissuto oggi nell'assistere alla preparazione di questa serata, dove tutto si svolgeva secondo i canoni dell'impegno, della costanza e del coraggio, persino del rischio. C'era una regia che a me sembrava francamente povera, disadorna, priva di grandi mezzi, che funzionava alla perfezione. È riuscito a mettere insieme uno spettacolo che non ha avuto un momento di pausa, un errore, un passo falso. Ecco, quando io avevo ancora solo 2 gambe, quindi ai tempi del mio guidarello, noi non abbiamo avuto questi problemi e non c'era ancora la crisi. Ci ritenevamo così, quell'Italia soddisfatta di quel poco che aveva. Spendeva quello che sarebbe stato forse più utile, voglio dire, tenere per i tempi che sarebbero poi venuti e che erano già nell'aria, per la verità. E oggi mi pare invece che le cose siano cambiate, nel segno della responsabilità, del capire che da soli non contiamo nulla, che la politica è uscirne insieme, che non c'è mai tanto bisogno della politica come quando è la politica stessa che in qualche modo sembra autorizzarci a voltarle le spalle. Perché il giorno in cui non ci fosse più la politica e quindi non ci fossero più i partiti, ne rimarrebbe uno solo, che deciderebbe per conto di tutti gli altri che sono stati eliminati. Queste si chiamano dittature, se non sbaglio. Ecco, voglio dire, questo è un paese strano che nei momenti del pericolo comincia ad averne la percezione. Oggi il pericolo non è più il pericolo, è la mancanza di percezione del pericolo. Noi abbiamo accumulato un debito pubblico di proporzioni omeriche perché non abbiamo percepito il danno che facevamo a noi, forse un po' meno, ma sicuramente ai nostri figli e ai nostri nipoti, che dovranno pagare un tempo lungo per rimettere a posto i conti di questo benedetto paese. E poi i premiati, la selettività rigorosa, le cose che hanno saputo raccontare. Tu mi hai chiesto che cosa devo alla radio. Alla radio devo di aver fatto una scelta quando Piccone Stella mi disse che cosa vuol fare. E io dissi: vorrei fare le interviste. E lui si meravigliò, disse: come le interviste? Quasi a dire: ma è così poco un'intervista. E io gli spiegai, è una parola indecente, gli dissi che e io ritenevo invece l'intervista una cosa molto importante. Da un'intervista, se è ben guidata, ben condotta, ben vissuta, possono ricavarsi delle cose che un attimo prima non c'erano. Erano tempi in cui avevano un grande successo le interviste cosiddette disorganiche, tu le ricorderai, no? Si poteva dire impunemente, chiedere impunemente, e di seguito: le piacciono i gatti e ha paura della morte. Ti ricordi? Io pensavo invece che un'intervista dovesse non avere la scaletta, per così dire, per cui le domande dovevano essere il senso ricavato da una risposta appena ricevuta e così via, rilanciando di volta in volta qualcosa. E
questo è anche il motivo per il quale io non ho mai amato cercare lo scoop. Mi rendo conto che è stato ricordato anche qui d'altronde il grande merito dei giornalisti che riescono a fare degli scoop. Io non cercavo questa lusinga probabilmente perché ritenevo che fosse un po' troppo difficile, ma perché mi sentivo sufficientemente lusingato dal constatare che da un incontro con una persona non si esce mai completamente indenni. C'è sempre qualcosa di utile che ti viene detto e tu hai sempre qualche cosa di provocante per quello che ascolta. Sicché io mi lusingavo che accadesse questo, che chi veniva intervistato finiva per dire cose che magari non sapeva di poter dire. Allora mi sembrava una cosa molto interessante, capire il senso della relazione, che è il grande sentimento e il grande strumento di cui si giova una società, lo stare insieme, la comunità. Comunità è una parola che sembra solo ideologica, ma comunità è una cosa semplice, mettere in comune e stare insieme e cercare di risolvere i problemi, consapevoli che si cresce in virtù dei problemi che siamo costretti a risolvere. Una volta andai a intervistare von Braun a Huntsville, in Alabama. Eravamo alla vigilia del lancio dell'Apollo 5. Alla fine di questa lunga intervista, molto complessa, molto complicata, io stavamo già mettendo a posto gli strumenti e congedandoci dal nostro ospite, quando mi prese la voglia di chiedergli ancora una cosa. Erano le 9 di sera, c'era un buio viola e si vedevano delle stelle fuori. Io chiesi a von Braun di potermi accompagnare alla finestra. E lui era molto curioso di sapere che cosa volessi. E io gli dissi, mi piacerebbe sapere quanti mondi noi siamo in grado di percepire soltanto guardando questo cielo stellato. E lui mi disse, quante stelle vede lei? E io, facendo un conto evidentemente molto sommario, gli risposi, ma mi pare una quindicina, 20 forse. Disse, forse sono 1 miliardo. E questo mi servì per capire che potevo azzardare qualche domanda. Per esempio, a cosa serve questo viaggio? Professore, quando la sua navicella, così sola, così fuggiasca, così lontana, si perderà nel cosmo, che cosa cambierà per noi che rimarremo soggetti alla gravità della Terra, con i poveri che rimarranno poveri, i ricchi probabilmente rimarranno ricchi a loro volta? A cosa serve questo viaggio? E io che non avevo grande simpatia umana, e oserei dire politica, anche se mi rendo conto che non è un'espressione molto felice, però insomma io non potevo ricordare che aveva fatto una guerra infame, che era quella di lanciare le V2 in una città a Londra che era ormai soltanto abitata da vecchi, donne e bambini, e che quando arrivava questa V2 silenziosa e deflagrava sulla capitale inglese, creava degli stermini di innocenti e quindi mi era antipatico. Se non che poi, finita la guerra, ebbe l'intelligenza, l'avvedutezza, non so, chiamiamola come vogliamo, la malizia persino, di scegliere la parte non sbagliata. Si prese i 40 suoi assistenti e andò in America. Andò da Kennedy e gli disse semplicemente che lui voleva fare un giro nel cosmo, voleva andare sulla Luna. E che se lui gli avesse dato 10 anni e una somma spropositata, lui avrebbe mantenuto questa promessa. L'altro, che era un uomo che come Fellini pensava che l'immaginazione è il modo più alto di pensare, accettò questa provocazione. Gli fissò i 10 anni, gli dette la somma spropositata che lui richiedeva e noi siamo andati sulla Luna. Quando io gli feci quell'obiezione, ma che cosa cambierà, cosa dipendente da questo viaggio? E lui mi disse, posso farle io una domanda? E mi dica. Lei mi chiede cosa servirà questo viaggio. E io le chiedo, che cosa serve, secondo lei, un bambino appena nato? Era una frase semplice, banale, quasi ingenua. Conteneva invece una grandissima verità.
E voleva dire che dopo 53.000 generazioni di uomini che avevano dato vita a un numero sterminato di civiltà e di modernità, quantomeno. Io non so tenere questi conti, quindi non saprei precisarle quale l'una e quale le altre. Però noi, voglio dire, avremmo avuto, non so se 53.000, ma certamente centinaia e migliaia di circostanze in cui avremmo potuto perdere la bussola e ucciderci e distruggere l'umanità. Invece siamo andati sulla Luna. Perché? Perché abbiamo continuato a fare dei figli. Perché c'è un dato nella vita dell'uomo che è insopprimibile. Un'umanità che smette di fare dei figli è un'umanità che muore. E siccome l'uomo non vuole morire, mette al mondo dei figli, riversa sui figli tutto ciò che ha di meglio. E di qui nasce la famiglia, e di qui nascono le strutture sociali che consentono agli uomini di organizzarsi, di darsi una vita civile e di darsi dei valori, cosa che si è purtroppo in parte perduta e che si tenta faticosamente di recuperare. Recuperare i valori significa in qualche modo ridare valore, per esempio, alla speranza. Una società che non nutre più la speranza è una società che è destinata a decadere e a morire, io credo. Certo, il nuovo verbo della speranza non è più sperare. I verbi della speranza oggi sono fare, agire, creare, inventare, credere, impegnarsi, rischiare. I cinesi, da questo punto di vista, hanno un proverbio bellissimo. Ciascuno spazi davanti alla propria porta e tutta la città sarà pulita. Ecco, se noi ci decideremo a trasformare la speranza che finisca questa crisi in un tempo ragionevole, avendo ciascuno fatto la sua parte, noi saremo finalmente una società civile. Perché quella che noi chiamiamo con questo pomposo aggettivo la nostra società è un pochino una millanteria, perché diamo vita tutti i giorni a uno spettacolo che, se non fosse regolato da alcune istituzioni che sorvegliano le nostre debolezze, ecco, saremmo veramente un paese da terzo mondo. Non è mica un caso che il premio Guiderello abbia premiato il comandante generale dei Carabinieri. Tu mi dirai che lo sai bene perché l'hai pensato. Ma penso a tutte le persone che si saranno chieste: ma cosa c'entra il comandante generale dei Carabinieri con il Guiderello? C'entra e come? Vede, nel generale che il pubblico di Ravenna ha conosciuto solo stasera, ma che io ho avuto l'avventura di avere un contatto più di una volta per delle cose che riguardano la mia vita anche professionale, voglio dire, non certamente i miei bisogni personali soltanto. E per me è una specie di, sai, con l'aldilà ciascuno ha la sua fides certa o in firma, come la mia. Quando mi chiedono se credo, io mi limito a dire prudentemente che credo di credere, ma non posso giurare, non posso metterci la firma. Quindi per me il generale dei Carabinieri, per quello che riguarda la mia vita terrena, è una specie di angelo antropomorfo che mi garantisce ampiamente circa i miei bisogni terreni. Ma se noi non ci abituiamo a credere che in una società veramente civile ci deve essere un ordine in cui ciascuno accetta il proprio ruolo e con quel ruolo la propria responsabilità, che venendo meno questi principi si viene meno al titolo di dignità che spetta, non a caso, tra le cose viventi, soltanto all'uomo. Se è vero, come lo dice un salmista e lo riporta il rabbino Asher, e io lo credo perché lo trovo verosimile anche da un punto di vista poetico, che la creazione non è mai finita. Tant'è vero che il salmista dice che anche all'uomo spetta ogni giorno di far nuove tutte le cose. Ecco, insomma, per radunare insieme queste cose sconnesse e sommarie che ho detto, se non ci diamo l'un l'altro la persuasione che insieme ce la faremo, io credo che tarderemo molto a uscire da questo stato di precarietà che ci tiene tanto in allarme, non tanto per la vita nostra, che parlo della gente della mia età, che deve sapere che per bene che vada andrà sempre un po' peggio, ma per i nostri figli e i nostri nipoti, sapendo anche che abbiamo un debito con loro, perché la generazione giovane di oggi ha avuto molto meno cose
di quello che ha avuto la nostra, che pure aveva attraversato una guerra che era costata 90 milioni di morti. E se questo è vero, com'è vero? Se i giovani di oggi vivono in una sorta di irrilevanza sociale, perché i giovani non contano niente. Forse ha ragione Brunetta, o chi per lui, che ha detto che sono dei bamboccioni, che speculano solo sul fatto che rimanendo a casa hanno la mamma che rifà il letto, che prepara da mangiare secondo i desideri dell'uno o dell'altro, il papà arriva, porta il giornale. Ma questi giovani sono stati privati del bisogno di capire dove si va a parare. E l'hanno capito soltanto quando sono arrivati i tempi difficili, in cui non hanno ruolo neppure in questi. E se non ci rimettiamo insieme, se le famiglie non ritrovano la ragione di essere non a caso una famiglia, io credo veramente che sì, con i Guidarelli si fa un passo avanti, si premiano i carabinieri, quest'altra volta si possono premiare degli specialisti della medicina, degli uomini della scienza, eccetera, eccetera. Curare quindi delle parti attive, sollecite e provvidenziali, quindi efficaci per la società. Ma non risolveremo il problema di essere una società civile all'altezza dei tempi che stiamo vivendo. Grazie. Grazie a Sergio Zavoli per questa straordinaria lezione di vita e di lavoro che ci ha dato. Grazie, 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 grazie. Grazie. E con questo bellissimo momento, con questo bellissimo incontro con Sergio Zavoli, chiudiamo la serata. Vi ha già anticipato il presidente di Confindustria Romagna, Guido Tolenghi, appuntamento all'ultima domenica di novembre 2015. Arrivederci a tutti e grazie.